Questa entità me l'avete suggerita voi in chat. L'ho un po' sottovalutata, però informandomi un pochino, qualcosa, cioè, mi ha un po' attirato, mi ha un po' attirato attenzione, quindi ho deciso di approfondire. È comunque un'entità abbastanza antica. Noi proveremo comunque a cercarla in una versione di Minecraft abbastanza recente. Più che altro perché secondo me in questo caso, questa cosa non vale in tutti i mondi, ma in questo caso secondo me conta di più il seed. E quello che dobbiamo fare, giocarlo di notte e altri dettagli. L'entità in genere si trova nel Nether. Dovremo trovare anche una fortezza del Nether. E dovremo trovare anche una stanza segreta, se c'è, se possibile, sempre nella fortezza del Nether. In teoria, in questo seed che devo provare, dovrebbe esserci quella stanza segreta. Infatti il nostro obiettivo sarà proprio trovare quella stanza segreta. Stiamo parlando di Magmors, non so come si pronunci, penso che si pronunci comunque così. Stiamo parlando proprio di quell'essere lì, Magmors si dovrebbe chiamare. Cambiamo schermata e vediamo di iniziare la nostra nuova avventura in questo mondo misterioso. Ed eccoci qua, non dove siamo lasciati l'ultima volta, ma all'inizio proprio della nostra nuova avventura. Sì, sono entrato in gioco da pochissimo, infatti come vedete è il giorno da poco, cioè siamo al giorno zero, avete capito. Chest bonus, prendiamoci tutto quanto senza guardare, chi se ne frega, prendiamoci tutto e poi vediamo di proseguire. Obiettivi, ne abbiamo una valanga, di obiettivi ne abbiamo veramente una valanga. Prima di tutto dobbiamo capire dove siamo, dobbiamo farci una piccola casa, nascosta magari. Dobbiamo veramente organizzarci bene, perché in live abbiamo tempo, non è un video, possiamo fare tutte le cose con calma. Perché il tempo non ci manca, abbiamo tutta la notte per riuscire a fare un avvistamento. Ovvio vorrei non stare tutto qua tutta la notte, però vorrei dare un'occhiata in giro e capire un po' dove siamo. Ok, comunque dai, diamo un'occhiata in giro, seguiamo comunque la pianura che sapete, là, guardate là, c'è anche buggati mi sa, c'è anche buggati. Non ne ho la certezza, ma quello potrebbe essere un chunk buggato. Andiamo a vedere. Là c'è qualche chunk un po' buggato, però qua c'è un villaggio, quindi direi che la base la potremo costruire da queste parti. Ci sono anche diverse pecore, quindi cibo lo possiamo tranquillamente avere qui in quantità, non dico illimitata, però possiamo stare abbastanza tranquilli qua, no? E il cibo ci serve, soprattutto per il fatto che dovremo andare nel Nether, Dovremo proprio andare nel Nether. Allora, diamo un'occhiata da quella zona buggata e quasi quasi da queste parti costruiremo anche il nostro piccolo rifugio. Sì, direi di fare una cosa nascosta, semplice, però di farla, perché se questo essere poi ci perseguita, un luogo nascosto, segreto, sarà essenziale. Faremo un ingresso segreto, un ingresso nascosto e poi valuteremo, ecco, come realizzare la base. Però prima di tutto sarà una stanza semplice, non sarà nulla di complicato perché non abbiamo tempo per fare basi sofisticate, quindi avete capito. Allora, grotta, va bene, possiamo sfruttare la grotta a questo punto. Sì, potremo quasi quasi sfruttare la grotta. Prendiamoci il carbone e in questa grotta costruiremo la nostra casetta. Sì, parecchio buio qua, parecchio buio. Ma pazienza. E c'è comunque del ferro qua. Tra l'altro noi siamo comunque una versione recente e nelle versioni recenti, come sapete bene, in realtà portali quasi completati si trovano. Quindi secondo me anche per questo motivo questo seed potrebbe chiaramente funzionare con una versione recente. Per questo motivo anche, perché è una cosa che all'inizio è misteriosa, ma in realtà è normale trovare un portale quasi fatto. Dov'è? Ah, oddio, qua! Vediamo subito. 4, ok, facciamo il piccone, ne avanziamo anche uno. Direi molto bene. No, ma qua non c'è il canyon, sicuro. Ah, c'è una rovina. Beh, oddio, un po' di ossidiana gratis. Vabbè, meglio così. Aspettate, mi sa che bastano. Questo mettiamo qua. Sì, basta. No, siamo già arrivati. Possiamo anche completarlo al 100%. Ok, dai. Quindi si entra già nel Nether, Si entra già nel Nether. Era l'obiettivo, vabbè, non che sia una cosa difficile, sai. Entrare nel Nether si può fare anche in meno tempo.
Alla fine basta effettivamente, sì, il secchiello, d'acqua e la lava, cioè una pozza di lava, una pozza d'acqua e una pozza di lava bisogna trovare. E poi già lì si può accedere al Nether, un po' complicato però. Ok. Andiamo. Momento decisivo. Ok. Beh, sinceramente non mi sembra molto speciale questo luogo di spawn. E non c'è nessuna fortezza qua. Mi sarei aspettato di essere spawnato in una fortezza. Perché le casualità erano troppe. Cioè, diamanti abbastanza facili a trovare. Ah, là c'è il bioma nuovo. Nuovo, ormai avrà 2 anni. Abbiamo trovato la rovina del portale, lì, sempre lì vicino. Vicino al villaggio, in quella zona. Non lo so, non lo so. Diamo un'occhiata di qua, poi andremo nei luoghi più difficili. Ma scommetto che dovremo andare nei luoghi più... No. Ok, è un po' strano. Però la fortezza c'è. E non è troppo lontana. Facciamoci un ponte e andiamo. E attenzione perché... Non so voi, ma in questo momento sta iniziando a salire un po' l'ansia. Perché, vi ripeto, questo essere... Nessuno l'ha mai avvistato in video. E noi lo stiamo forse per avvistare in live. Si hanno poche informazioni. Entità antica, abbastanza dimenticata quasi, se vogliamo, perché nessuno l'ha mai cercata. Forse perché nessuno l'ha mai trovata. Solamente qualche piccolo avvistamento così a caso. Siamo nella fortezza, eh. Siamo proprio nella fortezza. Obiettivo: rimanere in vita. Altro obiettivo: trovare la stanza centrale della fortezza. Esiste una stanza centrale nella fortezza. È una stanza con un piccolo pozzo di lava. Ok, no, cavolo. Abbiamo beccato la fortezza sbagliata. È troppo piccola. È troppo piccola sta fortezza. Se anche qua finisce, questa fortezza è inutile. Dovrebbe esserci lo spawner lì. Ah no, aspettate, c'è un'altra stanza di qua. Altra stanza trono, come? È questa! È questa, mi sa. Sì. Sì, sì. Tutto troppo tranquillo, però. E abbiamo trovato la stanzetta centrale della fortezza, con il pozzo di lava. Il problema adesso sapete qual è, giusto? Dovrebbe essere un passaggio segreto. Cavolo, che zona oscura, però, qui, eh. Guarda che oscurità. Ma perché non c'è niente qua? C'è tutto tranquillissimo. Vabbè, l'armatura... Non ce ne facciamo niente. Strana questa parte qua. Ah, però lì eravamo dove eravamo prima. Beh. Direi che ci prende... Anzi, questo lo lasciamo qua, non si sa mai. Qua sapeva un po' da trappolo. Sì, questa stanza qua sarebbe un balcone, come? Sarebbe come se fosse un balcone, alla fine. Rumore inquietante. È da un po' che non sentivamo uno, anzi. I rumori inquietanti non li abbiamo mai sentiti finora. È vero, è strano. Che luce strana, là. Primo rumore inquietante e siamo qui in gioco da tanto. Almeno mezz'ora, abbondante. Sì, sì, più di... Oh mio Dio, aspettate un attimo.
cosa sta accadendo là? Cosa sta accadendo? Trappola? Oddio, non vedo niente. Cavolo. Ma c'era una... non era lava, eh. Io pensavo fosse lava, non è lava quello che c'era là. Pensavo fosse lava, però è strano che lava appaia e scompaia. Dovremmo controllare, eh. Altro rumore inquietante. Non vedo niente, non vedo niente. C'è qualcosa? Non lo so, non lo so, non lo so. È ossidiano, dovrebbe servire. Oddio, una mela! Super potente qua. Comunque qua in ogni caso c'è qualcosa che non va, perché... rumore inquietante, luce strana. Pensavo fosse la lava che poi sparisce di nuovo. Poi altro rumore strano. Se avete visto qualcosa, mandatemi uno screenshot allora. Però non dà resistenza al fuoco? Sì, è vero, la mela quella potente dà resistenza al fuoco. Sì. Sì, io volevo, prima di controllare la stanza segreta, se c'è, volevo dare un'occhiata in giro, no? Per capire se c'era qualche altra zona strana, qualcosa di interessante. E qualcosa infatti abbiamo trovato. Il problema è che per andare nella stanza segreta bisogna praticamente nuotare nella lava. E come sapete, nuotare nella lava si fa una brutta fine. Però mi avete appena fatto pensare a una cosa. O ci prendiamo la gravel o la sabbia e facciamo un mega pillar... Oppure usiamo la mela. Potremmo usare la mela effettivamente. Andiamo, dai. Mangiamola e andiamo. Ok, si può scendere infatti. Forza, forza. Si scende anche tra l'altro tantissimo, eh. Quanto dura? Ok, 4 minuti. Ho visto un minuto, ho detto ok. Però stiamo scendendo tantissimo, eh. Quanto cavolo stiamo scendendo? Cioè, ma... siamo a altezza bedrock ormai? Quanto stiamo scendendo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo trovato qualcosa, eh? Abbiamo trovato qualcosa di molto grande. Ok, direi che il SID funziona e forse abbiamo anche fatto un avvistamento. Adesso controllo su Instagram se mi avete mandato qualcosa. C'è anche, guarda qua, c'è una pedana anche. C'è una pedana e una sorta di croce strana. Qua dove siamo arrivati? Qua un'altra zona strana. Ci sono dei piccoli pozzi qua. E c'è anche il trono. Oddio. Non lo so, per risalire non lo so. Non ho la minima idea. Anche perché abbiamo 2 minuti e ci metteremo troppo per risalire. Non lo so. Io spero che qua... si riesca ad attivare qualcosa in modo tale da poter anche uscire. Magari si può bloccare la lava e trovare un altro modo per uscire. Ci deve essere un modo per uscire, perché siamo già arrivati al punto di non ritorno, eh. Siamo già al punto di non ritorno ora. Cioè, sembra quasi che o ci dobbiamo infilare lì, ma non credo. Sembra che più che altro si vada a qualcosa qua. Sembra che ci vada qualcosa. Ce ne sono 4. E poi si attiva, forse. C'è una strana cenere qua, comunque. Non so se c'era anche prima. No, mi dissi che c'era anche prima. Non so se è niente.
non sta succedendo un bel niente. Hai 4 diamanti, butto nelle pozze. Oddio, è vero. Cioè, casualmente abbiamo proprio 4 diamanti. E ci sono 4 pozze. È vero. Come la mettiamo? Oddio, esci! Oh mio Dio! E questo dove cavolo è arrivato? Da dove cavolo è arrivato questo? Ok? Ce ne andiamo, eh? Ce ne andiamo. Ma il problema è come facciamo ad uscire? Io non posso. Addio. Ti fa uscire con la forza, eh? È una trappola. C'era tutta lava qua sotto, ma non ne sentivamo la lava. Non sentivamo nemmeno... Oddio, che buio. Non sentivamo nemmeno la lava, eppure... c'era. Oddio. Dove cavolo siamo? No, ho capito, capito. Cioè, è tutto ultra buio comunque, è tutto ultra buio. No, vabbè, ma c'è l'università sballata, eh. Cioè, Minecraft non è così buio in realtà. Oh mio Dio.